quello che risparmi lo spendi in sanità, certo, perché la salute dipende dal tuo stato sociale, certo. E allora fai un travaso, prendi di lì ma devi spendere di là, non hanno speranza, ci vogliono idee, non ce l'hanno più, sono dei ragionieri spietati di banca che vengono lì a fare dei tagli contabili, che non vivono nel mondo reale, e ogni taglio contabile, non vivono in un altro mondo, non sanno che con quel taglio lì dietro ci sono famiglie, famiglie, famiglie sull'orlo della disperazione, perché quello lì che urlava non è uno pazzo, guarda che ce ne sono tantissimi di gente che non li puoi più fare discorsi, hanno figli da mantenere, non hanno più i soldi, hanno mogli da curare, non ha più i farmaci, no? Che discorso li fai? Vede solo prendere un bastone, andare là ed esprimere una violenza. Ecco, noi siamo l'ultima spiaggia, noi adesso se ci fanno entrare nella competizione, perché c'è, io mi auguro di sì, perché se non ci fanno entrare è un casino, allora diventa veramente violenza, diventa violenza, Alba Dorata in Grecia ha raddoppiato il consenso, vanno con le pistole, vanno a dare il mangiare alla gente, l'estrema destra si sta candidando in Lombardia e sono quasi al 4%, si candida l'estrema destra nel Lazio, i nazisti, cioè cominciano così. E questi non fanno discorsi sullo spread, non hanno la raccolta delle firme, hai capito? Quindi allora noi siamo un cuscinetto di emergenza, se ci tagliano fuori a noi fanno un male enorme, fanno il loro male anche, il loro, soprattutto il loro, se capiscono cosa si sta vivendo adesso, perché secondo me hanno paura, ecco perché restringono i tempi, ci mettono in crisi, perché hanno una paura tremenda, quindi ce l'hanno, hanno paura delle persone normali che sono arrabbiate, quello lì che gridava è l'espressione di quello che è oggi la media borghesia. Una volta c'era la media borghesia, non c'è più la media borghesia, vedi, è cambiato anche il tipo di furto dei supermercati, mangiano nei supermercati, prendono pezzi di grana, si mettono in bocca la roba, rubano negli orti, vanno a rubare la roba da mangiare, ci sono code alla Caritas di persone normali, quel paese se ne sta andando, ma non è che diventa più povero. Alla fine c'è un punto di non ritorno, c'è la gente, quando appena non danno più le pensioni e non danno più gli stipendi, danno la tredicesima, poi raddoppiano l'IMU, non hanno neanche il coraggio di dirlo, hai capito? Il Monte dei Paschi l'hanno fatto fallire. Allora, il Monte dei Paschi era una banca, va ripresa, i senesi si devono riprendere la sua banca, non deve essere un SPA, deve essere del governo italiano, le maggiori banche, fino al 94, era così, e non c'era tutto questo disastro che comprano una banca a 6, a 10 miliardi e la vendono dopo 6 mesi a 6 e spariscono 4 miliardi. E sono banche che sono la funzione dei partiti. Il PD e il PDL hanno le loro banche, sono quotati in borsa con le multi-utility. Questi 3 miliardi se ne presi il PD. Allora voglio dire, quando tu vai dentro e vedi che c'è un SPA quotata in borsa e gli azionisti sono i comuni, bisognerebbe andare alla Consob e dire se non hanno vergogna, perché non puoi mettere l'azionista che è azionista e cliente, non si è mai visto, perché se perdono il 30% in borsa come azionisti, ed è successo a tutte le multi utility, aumentano del 30% le bollette ai cittadini, normale, hai capito com'è? Normale, e poi metti in galera Lusi, ma cosa metti in galera Lusi e Fiorito per qualche milione, una Jeep usata da 600 euro? Ma allora, scusa, lì si mangiano miliardi di euro sulla pelle di milioni di famiglie che gli aumentano le bollette tutti gli anni. Io grido come quello là. Forse grido di più. Io grido di più perché non ho microfono, hai capito perché grido? Ma ti sentiamo. Allora siete qua, potete firmare o non firmare. Vedete? Noi abbiamo già firmato. Io vado, io voto Casini, se lo dico. Io voto Casini. Andiamo, andiamo. Allora aspetto l'anno che facciamo uscire col carro poi.
Poi deve andare a Prato. Pure va a Prato. Pure va a Prato. Sì. Ma se parlassi così. No, così si sente buono. No, puoi anche. Io mi sento, anche quando grido a volte perché sono stegnato proprio perché conoscendo le cose, la gente non sa delle cose, come girano, allora io le so da 10 anni, sono 3-4 anni che parlo del debito, se non si ferma quello non c'è via di scampo. Dovresti mitigare l'alzata del debito con la crescita, ma la crescita che ci ha mandato in queste condizioni, non puoi continuare a produrre automobili, frigoriferi, cosa cresce? Devi cominciare a dire, signori, la crescita è zero, dobbiamo vedere cosa produrre, cosa non produrre, il lavoro è quello, il PIL, se vai a vedere il PIL, un terzo del PIL è fatto di lavori che crollano, fatti male. L'altro terzo serve a riparare le cose che hai fatto male con l'altro terzo. Rimane un terzo di lavoro giusto, di cose che servono. È quello che bisogna tirare fuori dal nostro PIL. Non puoi fare una roba e rifarla, le autostrade le fanno per fare poi le manutenzioni dell'asfalto perché fanno male l'asfalto, perché non puoi fare un oggetto che si rompe a quella data lì per fare poi di nuovo l'altro oggetto e buttarlo nella discarica. Non funziona più così. Se quella è giusta la televisione, non c'è più niente. Allora no, ma quando non c'è la certezza del diritto, ha ragione lui, noi andiamo alle votazioni e mentre andiamo alle votazioni cambiano la legge elettorale durante le votazioni, ma è una roba ignota. Perché non c'è la certezza del diritto, non puoi fare una roba così. No, ci accusano noi che non puoi. Allora stanno cambiando. Monti se ne va, ma si è sciolta le camere. Non ha letto un articolo sul Corriere? È andato da Napolitano. Devi andare in Parlamento. Si sciolgono le camere, c'è la crisi. Ma dove sono queste cose? Ma non sono neanche costituzionali. Se ne va e lascia la sua agenda per 20 anni. E noi andiamo a votare quando ha detto che il governo, qualunque governo, va su e l'agenda è questa. Ma cosa significa? Pareggio di bilancio. Ma io devo metterlo nella Costituzione, il pareggio di bilancio. Ma io ce l'ho nel mio DNA. La mia famiglia c'ha il pareggio di bilancio. Tutte le famiglie italiane hanno il pareggio di bilancio. Non c'è, devi fare una legge per il pareggio. Se vuoi fare una roba, o hai la copertura finanziaria o non la fai. È semplice, non devi fare nessuna legge. Allora voglio dire, se tu però non è il pareggio di bilancio, è che tu fai per 20 anni fai un taglio di 45 miliardi all'anno quando tu ne spendi 100 miliardi per il debito. Ma sei strozzato per 20, e io dovrei accettare. Ma poi io, il mio diritto è andare alle elezioni. Io ti dico che voglio fare queste cose, ti dico le persone che sono. Poi quando si vado io al governo, ma faccio io la mia agenda, non l'agenda di quello che c'era prima. Se no cosa andiamo a votare a fare? Ce ne stiamo a casa. Ma succederà così, perché se noi non entriamo, ci aggiungiamo 6 milioni al 40% che non va a votare e arriviamo al 60%. Possono governare col 30% degli aventi diritto, è un governo che dura 6 mesi, poi c'è la rivoluzione. Ma lo sanno anche i bambini, no? Lo sanno anche i bambini. Noi siamo essenziali a questo. Dovrebbero ringraziarci e dire guarda, vediamo, tu sei per questo, bene, siamo in antitesi, noi siamo per le cose pubbliche, lo Stato, noi siamo per la privatizzazione, ci mettiamo in dialogo, ma siamo contro. Allora, hai capito? Invece loro si coagulano in questa roba qua di gente, di parassiti, è parassitismo.